domenica a tutte. Di cosa parliamo oggi? Beh, sempre l'idea è quella di riuscire, inserendo alcuni capi nel guardaroba, di rendere tutto molto più contemporaneo. Allora, due sono gli argomenti importanti. Uno è il denim, cioè in tutte le primavere estate il denim fa subito primavera, un po' come la rondine fa subito primavera, anche il denim lo fa. Ma poi l'altra cosa interessante è un items che questa primavera estate farà da padrone, che è il Bermuda British. Allora, il Bermuda British che caratteristiche ha? Il Bermuda è un capo, un pantalone corto, naturalmente. Quello British originale è un po' più lungo degli altri, cioè arriva a filo ginocchio, ha le pence, quindi ha delle pieghe sul davanti, ha le tasche alla francese, cioè tasche inclinate, ma poi naturalmente dietro la tendenza del Bermuda segue subito anche lo shorts, il pantalone corto. Diciamo che dentro al mondo del pantalone corto Bermuda c'è tutto un immaginario che è molto legato alla tendenza del momento. Perché? Perché indossando un Bermuda o uno shorts, immediatamente una donna è comunque femminile, ovviamente poi deve abbinarlo in modo femminile, ma non è volgare, è molto diverso rispetto a indossare una gonna corta, per esempio. Quindi il Bermuda e anche lo shorts hanno una comunicazione d'immagine molto diversa e in questo caso diventano più contemporanei, più moderni. E guarda caso, indossando un British, un Bermuda British, uno shorts, ci togliamo anche qualche anno d'età, cioè diventiamo un po' più young come attitudine, come spirito. Ovviamente anche oggi vi ho preparato qualche scatto, qualche immagine, giusto di ispirazione. È chiaro che quando parliamo di Bermuda dobbiamo sempre scegliere quello che fa il nostro caso, quello che è più valorizzante. Se siamo donne sirene, scegliamo un Bermuda, uno short che stringe il punto vita. Se siamo invece modello goccia, quindi con i fianchi un po' più importanti, scegliamolo più fluido, più ampio. Se siamo invece modello baguette, va benissimo anche l'hot pants, magari indossato quest'anno con la calza 20 danari nera, molto trasparente, magari con un bel sandalo tacco 12, oppure con una décolleté molto alta, oppure con un ankle boot. Insomma, diciamo che essendo talmente tanto di tendenza il pantalone corto, questa stagione diventa così importante per rinnovare tutti gli outfit. Bene, spero di avervi dato qualche spunto in più per rinnovare il guardaroba di questo inizio di primavera e a questo punto vi aspetto sui nostri social, in questo caso su questo social, per i vostri commenti a riguardo. Buona domenica!